Ciao a tutti! Oggi video spacchettamento, ve l'avevo anticipato anche in un vlog, ho ricevuto un po' di cosine, un po' le ho ordinate io, altre me le hanno mandate e ho deciso di accumulare tutto finché ho resistito. In realtà mancava ancora un ordine, che però vi farò vedere poi in un altro video a questo punto. Comunque, ho accumulato tutto finché ho resistito e poi ho deciso di mettere tutto insieme e di spacchettarlo con voi, appunto, in un video spacchettamento. È la prima volta che lo faccio, però mi sembra un'idea molto carina ed è una cosa che guardo spesso e anche volentieri da altre ragazze, perciò ho voluto provarci anch'io. Non so cosa ne uscirà, però vi assicuro che non vedevo l'ora di fare questo video perché ho lasciato lì i pacchi, alcuni proprio per giorni, per fare in modo che si accumulassero man mano, anche perché ci sono cose che arrivano addirittura da Londra, perché è un ordine anche Amazon. Comunque vi farò vedere tutto pian piano, solo che non vedevo l'ora di fare il video per poi poter utilizzare le cosine che ho preso. Unico pacco che non ho resistito e l'ho scartato è stato questo qui che mi ha mandato Daniela. Vi faccio vedere, praticamente lei ha un negozio, credo che sia un sito dove vende i bijou e si chiama, dovrebbe avermi messo il bigliettino, eccolo. Si chiama Chloe Fashion Food and Made Creation e mi ha lasciato sia Facebook che la sua email, quindi ve li metto poi qui nell'info box. Mi ha mandato delle cose carinissime, mi ha messo questa collana e sono tutte cose che fa lei, quindi fatte a mano. È tutta fatta con queste perline nere argentate, è molto luminosa, io spero che in video renda. E ha tutta la catenina argentata, però è sfaccettata, quindi è molto molto particolare. Sapete che le collane fatte così sono la mia passione e lo sapeva anche lei, quindi la ringrazio tantissimo, ma anche per le altre cose che mi ha mandato, perché sono tutte veramente delle cose dolcissime e proprio che sembrano studiate apposta per me, cioè si vede proprio che ormai i miei gusti li conoscete bene. Infatti mi ha mandato anche questi orecchini, credo siano fatti in pasta di fimo, a forma di fiocchetto in questo azzurro bellissimo. Questo qui credo che sia un azzurro carta da zucchero, ma è un colore stupendo e i fiocchetti sono piccolini a bottone e delicatissimi. E per finire mi ha mandato questo braccialettino che è qualcosa di proprio carinissimo, ma tantissimo nel mio stile. Praticamente ha la doppia catenina, una è sfaccettata come quella della collana e l'altra è proprio una semplicissima catena. E c'è attaccato un cupcake tutto rosa con anche sopra il particolare della rosellina rosa, proprio bellissimo. E nella chiusura c'è attaccato appunto il marchio il suo marchio che è questo Chloe Fashion Food. Quindi spero di averlo pronunciato nel modo corretto e la ringrazio tantissimo. Veramente delle cose troppo carine e proprio assolutamente nel mio stile. Grazie Daniela, un bacio grandissimo. Passiamo poi a questo pacco gigantoso che invece mi ha inviato il sito Farmacia Igea. Quindi prendiamo le forbici e vediamo di non fare più danni di Chiara. Lo scatolone contiene praticamente quest'altra box. Lo scatolone lo posiamo, direi. Comunque contiene quest'altra box che si chiama Cosmesi Biologica perché la marca che c'è all'interno è una marca bio e si chiama Pura Vida Bio. Mi hanno inviato, allora, questo è il siero all'acido ialuronico. Questo qui è appunto un siero viso all'acido ialuronico, ovviamente non l'ho mai provato, però mi avevano chiesto di inviarmi questi prodotti e essendo io un po' imbranata con il bio, so che ci siete poi voi che mi consigliate le cose più corrette, però mi faceva anche piacere, visto che spesso mi chiedete informazioni sul bio, magari iniziare a provare qualcosina. Quindi ho ricevuto appunto questo siero, che è carino il packaging, è bianco e azzurro. E qui c'è l'erogatore a pompetta, sempre della marca Pura Vida Bio. Mi hanno inviato il latte detergente, quindi sono tutti prodotti viso. Anche il latte detergente ha un packaging carinissimo ed è anche in questo caso bianco con il tappino azzurro. Per finire mi hanno inviato anche il tonico, quindi tonico latte detergente e siero viso. Ovviamente li proverò perché questo è un video spacchettamento, non li avevo neanche mai visti e vi farò sapere. Se magari conoscete già questa marca, fatemi sapere come vi trovate. Io di tutte queste cose che vedrete vi metto tutti i link che trovo nell'info box così
potete reperire i prodotti facilmente. Passiamo a questo pacchettino che invece ho ordinato io e che è arrivato velocissimo. Sono delle cover in realtà che ho ordinato da Instagram per il nuovo cellulare. Anche per queste cover vi lascio poi nell'info box il link al loro profilo Instagram. Mi pare che si chiamino Isola delle Cover, una cosa del genere, però trovate tutto nell'info box. Ho scelto di prendere questa cover fantastica. Questa qui è di Moschino ed è la cover, è simile sì, Moschino, non è proprio di Moschino, ed è, ve la faccio vedere se riesco, la cover con il topolino, quindi ha il topolino qua davanti che spunta e qua dietro appunto c'è la coda, le sue zampette e c'è scritto Moschino, è fatta molto molto bene. Mi sembra stranissimo vedere una cover così grande perché non sono ancora abituata al telefono nuovo. Sicuramente lo renderà più grande, però è qualcosa di carinissimo. E poi, vabbè, a me piacciono le cover così morbidose. E l'altra cover che avevo preso, e preparatevi perché qui avrete tipo, oh mio Dio, è stata questa qui. Quindi è questa cover con lo specchio, sempre simil Moschino. Ed è una cover rosa gigante, cioè guardate quanto è grande questa cover. Però era qualcosa di spettacolare. Non so quanto la utilizzerò effettivamente, potete arrivarci tutti, però non potevo non prenderla, cioè questa qui la volevo già per l'iPhone 5, però poi appunto sapendo che sarebbe arrivato l'altro ho evitato di comprarla e quando ho visto che c'era anche per il 6 non ho potuto farne a meno. Ovviamente ci sarà un sacco di persone che non saranno d'accordo con questa scelta e a cui non piacerà questa cover, però secondo me è adorabile. E poi la ragazza del sito è stata gentilissima perché mi ha riconosciuta nei messaggi e quindi mi ha chiesto se volevo scegliere una cover in più che mi avrebbe regalato lei e io ho scelto questa cover carinissima di Minnie. Questa qui ve la faccio vedere aperta magari così vi rendete conto. È una cover semplicissima, quindi di quelle in plastica, ma non è troppo rigida e c'è disegnato a Minnie con scritto Hello, I'm Minnie, mi piace tanto. È molto molto semplice, però tra quelle che mi ha fatto scegliere è quella che come l'ho vista mi ha colpita di più e quindi le ho segnalato questa qui. Non lo so, tutte le cover rosa comunque un po' quei personaggi Disney mi piacciono tantissimo. Loro hanno veramente tante cover, infatti credo che presto farò un altro ordine. E insieme a questa cover mi ha mandato anche i jack da inserire nell'uscita del cellulare dove escono le cuffie. Me ne ha mandato uno col diamantino rosa, uno con il diamantino, questo qui è un bianco crema, e anche uno azzurro. Questi jack mi piacciono tantissimo, soprattutto quando sono così discreti, non sono quelle cose che si vedono troppo, che sono troppo visibili, e quindi credo che per oggi utilizzerò quello più chiaro. E per finire spacchettiamo il mio pacchettino di Amazon che non vedevo l'ora di aprire. Questo qui ce l'ho da giorni. Comunque ho fatto un ordine sul sito amazon.uk, quello inglese. Il sito inglese è l'unico dove riesco a reperire questi, ossia gli EOS o EOS, non so mai come pronunciarli. Comunque sono i soliti balsamo labbra. Questo qui era un'edizione limitata, Rachel Roy, e praticamente infatti ha un disegno strano, ha le alucce disegnate sulla confezione. Quindi è fatto così, è in questo colore che non è proprio un viola ma è un fucsia tendente al viola e appunto ci sono le alucce sulla confezione ed è quello alla fragola, questo qui, buonissimo il profumo. Avevo quasi finito i miei e quindi volevo fare scorta, fantastico. E non ho avuto problemi di dogana, questo ci tengo a dirlo perché in tantissime mi chiedete sempre se ho dei problemi a farmi arrivare questi prodotti prendendoli all'estero, però non ho mai avuto problemi di dogana finora con nessuno di questi prodotti e ordino molto spesso da Amazon UK. E poi ho preso questo mini set che ha due lip balm e due creme per le mani che vedevo tantissimo dalle ragazze americane e non vedevo l'ora di provare, quindi sono qua dentro in questa scatoletta molto carina e ci sono appunto i due EOS, quello rosa che io non avevo, quindi era l'unico che mi mancava. Anche questo sa tantissimo di Big Bubble. E poi c'è quello verdino che invece sa di... sembra ananas forse, qualcosa di verde che potrebbe... forse mela?
Io sono, non sono bravissima coi profumi, lo sapete. Comunque nel set c'erano questi due e poi appunto le due creme mani abbinate. Quindi la crema mani rosa hanno questo packaging stupendo, veramente qualcosa di spettacolare, perché praticamente le aprite qua sopra e fuori esce la crema. Anche questo ha un buonissimo profumo, quindi c'era questa rosa e poi c'è quella verde, che si apre sempre con lo stesso meccanismo, quindi ha il suo tappino qui sopra e poi è andata ad applicarla. Bellissime anche da portare in borsetta con questa forma a sasso. Qualcosa di stupendo, non vedevo l'ora di aprirlo, era lì da giorni e non ce la facevo più. E questo era tutto quello che ho ricevuto nell'ultimo periodo dagli ordini online, sia che ho comprato io, sia che mi è stato inviato. Come vi ho detto, vi metto tutti i link qui sotto e se riesco vicino al nome dei prodotti vi metto anche i prezzi, se no col link dovreste riuscire a reperirli. Comunque vedrò in fase di editing del video. Spero che questo primo video di spacchettamento vi sia piaciuto e nel caso fatemi sapere se volete vederne altri, visto che io ordino spesso online, quindi mi fa anche poi piacere aprire con voi le cose e magari scambiarci opinioni anche sui vari siti dove ordino. Io spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile o perlomeno di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!